Giuliano ospiterà una tappa del prossimo Giro d'Italia. Manca solamente l'ufficialità che arriverà il 12 novembre nel corso della presentazione a Roma di tutta la 108ª edizione. Corsa Rosa quindi che torna in Abruzzo in provincia di Teramo. La data dovrebbe essere quella del 17 maggio 2025, con la tappa Giulianova fermo, mentre il giorno prima si partirà da Castel di Sangro con arrivo a Tagliacozzo. Giulianova che a distanza di un anno riavrà gli occhi del grande ciclismo puntati addosso dopo la tappa della Tirreno Adriatico dello scorso anno, quando Jonathan Milan trionfò sul Belvedere. Carovana Rosa che dovrebbe partire invece dal porto, probabilmente nei pressi del Molo Sud, per poi passare dal lungomare, corso Nazario Sauro, e riandare sulla SS16 con i primi 3 km che saranno non competitivi. Evento importante di levatura nazionale, noi ci siamo candidati, sono venuti appunto e hanno fatto il sopralluogo, il 12 novembre ci sarà l'ufficialità, è un evento importante che sicuramente promuove e valorizza i nostri territori. Noi abbiamo l'idea appunto di coinvolgere tutta la parte centrale della città, anche il nostro porto, per dare appunto visibilità e, come ho appena detto, valorizzare i nostri bellissimi luoghi. Sì, è proprio questo, il motivo principale è proprio fare attività di promozione in un periodo che per noi è veramente importante dal punto di vista turistico. Sarà appunto maggio, dovrebbe essere il 16 o il 17 di maggio, come ripeto, l'ufficialità poi ci sarà il 12 di novembre, la presentazione del Giro d'Italia. Dovremmo ospitare la partenza, ci sono stati i sopralluoghi, gli incontri e diciamo, abbiamo un po' definito tutti anche i dettagli che dovranno poi essere al centro di questa manifestazione per far sì che la città ne tragga il massimo giovamento. Vorremmo coinvolgere le vie e i tratti centrali appunto della città per sostenere quelle che sono le attività economiche, l'economia appunto all'interno della città, così come vorremmo organizzare un'intera settimana in rosa con eventi e attività a tema.